Il grande raduno in piazza per protestare contro lo sfruttamento del corpo della donna è alle 10 in punto. Tutte unite, tutte motivate, una per tutte, tutte per una. È proprio una vergogna, dice Miriam all'amica Federica. Sui giornali, in TV, ovunque ci sono ragazze in topless o addirittura nude. Dobbiamo contribuire a rimanere unite contro questo scempio sessuale. Ma è in dolce attesa ora, Miriam. E la festività dell'8 marzo è un giorno che non dimenticherà più. Poiché dopo il festeggiamento alla pizzeria sotto casa, con una cinquantina di amiche scatenate e indemoniate, al figlio che nascerà dovrà dare il cognome di Tony. Tony, lo Stripman.